Buongiorno carissime amiche e amici appassionati di orologeria antica e moderna. Sono Giovanni Ermini, il maestro orologiaro di Firenze, che oggi vi illustrerà e vi farà vedere la riparazione di questo bellissimo meccanismo, che è un meccanismo che ha diversi nomi, chi lo chiama Ponard, chi Morbier o se no Continuase. Io lo sempre chiamai Ponarde a Firenze, perché a Firenze si storpia tutti i nomi e si chiamano i Ponarde. Ecco. Ora, vedete, è bello. Questo orologio, oltre ad andare con carica settimanale, questa è la sveglia, oltre che con carica settimanale, ha la suoneria per le ore e le mezze ore. Le ore hanno anche il rintocco, cioè dopo 2 minuti circa, risuona l'ora, così chi non ha capito prima quanti colpi aveva battuto può fare attenzione, e l'ora risuona e conta i colpi. È un bellissimo orologio, sono orologi eterni questi, sono fatti con dei materiali fantastici. Ora andremo allo smontaggio, lavaggio, guardiamo, speriamo non ci sia da ringranare né da lisciare pivot, e poi il rimontaggio e messa in prova. Cominciamo. Se vi piacciono i nostri video, per favore commentate, mettete un mi piace e condividete il video. Inoltre iscrivetevi al nostro canale YouTube Simo 1987. Inoltre iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Giovanni Ermini Riparazione Restauro Orologi Firenze e visitate il nostro sito www.riparazionelineettaorologi.it. Grazie. Si comincia smontando le lancette. Chiaramente non ve lo dico più, il contenitore per la roba. Questo è il meccanismo in prima visione, eccolo qui, che si vede bene. Questi meccanismi qui ci sono in tante versioni, se quelli sono quarti d'ora, se hanno calendari, che è di tutto. Io li ho quasi tutti, ne ho diversi che sono le ore e quarti, con due freni di rote o con tre treni di rote. Poi ce li ho, sono come questo. In più hanno i secondi al centro, poi ne ho un altro a 5 campane, ore e quarti, 5 campane, seconda al centro, poi ho l'ultimo e penso sia il più bello in assoluto, che sul quadrante presenta 7 lancette che partono tutte dal centro, che segna il calendario, ora, che poi si riparerà anche quello. 30 e più anni che l'ho comprato, ancora non l'ho riparato. Si farà anche quello. Qui la ruggine anche qui la fa da soprano. Poi ce n'è un altro, me l'ero scordato, che ho, che anche quello andrà riparato, perché non l'ho comprato ma mai riparato, che
c'ha le fasi lunari sui quadranti, molto bello anche quello. Questo era già stato toccato e mezzo smontato, diciamo. Vabbè. E qui ci siamo. Poi si gira e si leva il fondo. Perché si leva il fondo dell'orologio? Perché lo si comincia a smontare dal dietro e non dal davanti. Ora, davanti si leverà la minuteria, però i freni di ruote si smontano dal dietro. Sempre lì. Ora si fa tutto alle mani perché verrà lavato anche il telaio. Queste per levarle, ecco, si piegano fino in centro e vengono via. Questo era un orologio che era appeso e si può vedere da questo. A me non interesserà più, dopo lo leveremo. È questo. Poi, per levare la sveglia c'è un pernio, eccolo qui. Quindi va tolto il pernio. Vediamo se viene via così. Perfetto. Questo per levarlo prima si manda in su. E poi si cerca di farlo venire a noi qua giù o di qua. Da dove è passato? Forse da qui. Allora prima va levato questo. Questa è la leva di partenza e di fermo della suoneria della sveglia. Questo perché non viene? Questo l'ha incastrato la vita, non c'entrava nulla, forse boh. Vediamo se questo si riesce a farlo uscire. Vabbè, ci penseremo dopo quando si è levato gli altri. Quindi davanti si passa a levare questo, si tira questo e viene via così. Questa ha la sua coppiglia. Questa era una vite che andava qui. E si rimette, questa va qui, questa è la molla per la frizione che sta sotto la ruota di scambio, su sé. Poi c'è questa leva qui. Questa
questa leva che va affilata. Questa è per la partenza della suoneria, questa leva. E questa che viene tirata, poi si vedrà dopo come funziona. A questo punto, sotto i 40, non c'è più nulla da togliere. Mettiamo così, questo così, e partiamo a smontare i freni delle ruote. Si parte dalla suoneria, dal moto, dal treno del moto. Questo si rimette subito perché quando si metterà a lavare negli ultrasoni, se qui non c'è la vite, mi si riempie di segatura di Gran Turco e poi mi danno a levarla, lei è noioso. Ruota prima, ruota di scappamento, poi tamburo e ruota di centro. Vediamo qui come li ha messi. Questo è passato, passato e a posto. Questo è già segnato M Moto. Chi l'ha fatto prima di me ha già scritto a cosa appartiene questo. Questo. Martello. Questa si può già allentare e quella di moto, poi si allenta anche questa e questa. Io levo anche questa perché è sempre bene, perché dopo verrà lavata la cassa, quindi meno roba ci rimane e meglio si sta. Anche qui, ora saldo parecchio le mani perché ha del tutto a lavare, non c'è problema. Questo. E sono poggiamolo qui. Ecco, questa è un'altra leva che serve per la suoneria. Qui l'ancorina è ancora da togliere, ma la togliamo dopo che si è levato la platina delle ore. Anche le viti sopra, dopo si vedrà meglio, forse sono lavate, hanno una segnatura, sono puntinate per riferirsi alla colonna o alla platina a cui va, che è questo. Ora si leva l'ancora, qui addirittura mi hanno segnato la platina, guardate, M, moto, ma non c'è bisogno di segnarla, di graffiare l'orologio, è chiaro che questa è di moto, solo da questa vite eccentrica per regolare l'ampiezza e l'oscillazione e l'impegno dell'ancorina sulla scappamento, insomma, vabbè, ognuno la pensa a modo suo. Il detto si pulirà anche tutta la carcassa, quindi si leva la sveglia. Ecco fatto. Questo è tutto l'orologio smontato.
Qui è tutto l'orologio smontato, va smontato. Io smonto sempre anche questo perché ci si mette l'olio dietro e può esserci l'olio secco, quindi perché faccia meglio il suo lavoro dopo, è bene lavarlo da sé. Questo, mi capirete, per la grandezza degli oggetti non serve a nulla legarli, perché si prendono e si mettono in bagno. Ora volevo levare questo. Questo era appeso su una mensola e con i ganci al muro per sicurezza, giustamente l'hanno legato. Ora questo è un orologio, lo scappamento ad ancora. Lo scappamento ad ancora è uno scappamento che può portare un pendolo pesante, mentre invece lì il pendolo che ci hanno messo è leggero, è più uno scappamento a verga. Perché con lo scappamento a verga si deve andare un pendolo come questo, che è il classico pendolo che si ripiega e tutto e poi si allunga. Questo è per lo scappamento a verga. Per lo scappamento, questo che è ad ancora, ci va benissimo un pendolo a lira. Siccome ne ho tanti, monteremo il pendolo a lira, che è anche molto più bello e più coreografico. Noi, quando ero bambino e cominciavo a fare l'orologiaio, dicetti, no, pulì qualche centinaio, senza esagerare. E cosa si faceva tanti? Si levava il quadrante e qui davanti aveva messo il plexiglass, anche di dietro, non nel fondo, ma qui, per vedere tutti gli ingranaggi interni. Il plexiglass lo potevamo incidere per mettere il quadrante ed era una cosa bellissima, però si rovinava un orologio perché creargli il quadrante, come vedete, si leva un pezzo della sua origine. Ecco, ma c'è rimasto questo, ma si troverà il sistema anche di levarlo. Intanto si mette a lavare tutta questa roba. Ci vorrà circa un'oretta, quindi per far lavare... Ah, questi vanno smontati. Questi quando si mettono a lavare va smontato. Questo va tolto. E questi semmai si legano, ma non c'è bisogno, è roba rossa, grossa. Questa si rimette lì perché era, no, non era questa, era questa. È il suo pernio. Poi va tolto questo, la corda, perché la mette a lavare con la corda dentro, poi la corda si butta via. Visto qui che è una corda in discrete condizioni per questo orologio, si cerca di riusarla, perché su questo orologio con i pesi, anticamente, ecco fatto smontato. La molla, questa è una corda valida perché è una corda che molleggia, vedete? È come fare una freccia di capelli, deve essere così, non lo spago che si compra comunemente. La corda per questo orologio, per tutti gli orologi, con la corda che regge il peso si vuole una corda che molleggi. E questo si è fatto, si smonta anche questo e poi si comincia a lavare. Come vi ho detto, mentre smontavo, vi faccio vedere un Ponard. Stessa famiglia di quello che si sta riparando ora, però vedete, una, due, tre, quattro campane, secondi al centro questa, grandissima firma per Firenze, Giorgio Scheppers, Cesare Scheppers, è scritto così, ma noi si chiamiamo Scheppers a Firenze. Ora ve lo giro, vi fa vedere gli ingranaggi, eccolo qui. Di questo orologio, oltre ad avere il meccanismo, so anche la cassa originale del 1800. Meccanismo complicatissimo.
Ecco, come dire una maialata, scusate la parola, qui hanno risaldato la campana che era rotta, ma non l'hanno né pulita, l'hanno saldata e rimontata. Suona, ma però dagli una pulitina, Dio mio, non ci voleva mia nulla. E questa è una parentesi. Aspetta, se lo metto di lato, guarda. Ma bello anche questo contrappeso lì. Anche questo è mio, ho comprato a 30 anni ancora da riparare e che purtroppo io per riparare agli altri non mi ha riparato mia. Ora con questi video sto riparando i miei orologi. Poi vi farò vedere anche quello a 7 lancette che parta, è più grande di questi 40, che partono tutte dal centro e c'è il calendario bellissimo, una lancetta e da qui va qui, dall'1 ai 31 e poi torna indietro al rastrello, ma insomma. Ecco, fatto questo, ora andiamo a finire l'altro.